Ben ritrovati ragazzi dal vostro Glucogeno 77. Un bel po' che non ci sentiamo, come al solito ho dovuto fare al lavoro, ma andiamo subito avanti. E vediamo che abbiamo scaricato un nuovo giochino, sempre qui su Android, su questa interfaccia di BlueStacks. In attesa di un nuovo video di Boom Beach, partiamo con questo nuovo giochino che è Jungle Heat. Lo lanciamo subito. Diciamo che è una copia sputata di Clash of Clans, però non è malvagio. Vediamo il caricamento. Jungle Heat. Eccoci qua, benvenuto alla base, siamo soldati di Ventura e mercenari. Il nostro compito è liberare la giungla dalle griffie del crudele generale Sangue. Il generale Sangue è conosciuto per la sua crudeltà, è necessario costruire un cannone il prima possibile per proteggere la base. Solito tutorial. Passiamo un po', no, già ci siamo, ok. Negozio, cannone. Mettiamolo qua, via. Ora è tempo di agire, usi i diamanti per accelerare la costruzione. Kit Senku, vabbè dai. Facciamo una cosa rapida. Gli amici del generale Sangue sono i nostri amici. Io e la cacciatrice abbiamo un vecchio conto da saldare con lui. Daremo il nostro aiuto per respingere gli attacchi degli avidi banditi. Questo dovrebbe essere tipo un eroe. C'è tutto danno, eh? Ah, ne valeva la pena. Ho perso alcune battaglie, ma ho catturato uno dei veri eroi della... Ah, della giunta, la cacciatrice delle mie grinfie. Ci hanno rubato la donna. Attacchino, adesso pure l'eroe. Che differenza di Boom Beach, possiamo fare il nostro castello del clan, possiamo unirci ad un clan, fare battaglie contro altri nemici. Ma vediamo un po' come funzionano, conosco pochissimo. Vittoria abbiamo la cacciatrice, sembra che dobbiamo seguire il generale Sangue nella sotana, ma prima dobbiamo assicurarci che la casa sia pronta per un combattimento. Sono il secondo operaio, può costruire edifici contemporaneamente, certo, l'operaio è fondamentale e lo facciamo, però l'onore della giungla mette a testare i soldati, nonché costruiscono, quindi diciamo che l'oro è rimasto sempre lo stesso, tipo Clash of Clan, l'esir qui è il petrolio, la trivella, mettiamo qua, accelera, facciamo le cose rapide, deposito. Uguale, uguale a Clash, via. Tutto questo signore appartiene a me, il mio oro e il mio petrolio. Allora, negozio, caserma per fare i soldati. Questo naturalmente dovete addestrare i soldati. Facciamo tutti questi, 20, no. Palle. Ottimo, il momento di liberare le cacciatrici e mostrare al generale Sangue dove mangiano gli alligatori. Intanto prendiamo i soldi, attacchiamo. Questa diciamo che è la modalità single player, ci sono tutte mappine fino alla fine, quante sono? Una cifra. Vabbè, sono tante. Arma finale. Vabbè. Eccoci qua. Sulla torretta l'eroe lo buttiamo qua, vittoria, torniamo a casa. È stato un combattimento formidabile. Scegli un segnale di chiamata risonante. Il nemico deve tremare non appena sente il tuo nome. Come Glucogeno 77. Potremmo
usare quello che abbiamo preso amico e migliorare il centro di comando. Miglioriamo anche salire all'1 ma un po' cagare. Ci abbiamo nuove costruzioni. Ottimo, ora possiamo costruire un edificio. Se migliori il centro di comando, un edificio non si fa. Ma dai. Perfetto ragazzi. Il tutorial abbiamo finito. Aggiornamenti completati, ritira il premio. Come al solito ci sono, diciamo, come si chiamano? Non mi ricordo più ragazzi, non mi ricordo. Vabbè, ci sono tutte le guardie da terminare, come per esempio sconfiggi 10 basi, vi dà 5 gemme, 5 diamanti in questo caso. E ci sono vari traguardi da fare. Non mi ricordo più come si chiamano. Vabbè. Okay, scaricare per già generata che ti consente di goderti la libreria nel giungla, ma adesso non ci interessa. Ok, diamo un'occhiata a quello che possiamo fare. Qui c'è il tesoro, come al solito possiamo prendere oro con i diamanti o anche petrolio. Qui possiamo comprare i diamanti con soldi reali fino a 14.500 diamanti. Poi le risorse, cosa abbiamo? L'estrattore d'oro, l'estrattore di petrolio, i depositi sia d'oro che di petrolio e la baracca degli operai. Io consiglio sempre di fare il massimo possibile per gli operai perché servono più avanti. Decorazioni, bandierine di Android, bandiere tipo Clash, esercito, ci sta la caserma, il luogo di adunata che sarebbe l'accampamento, laboratorio per potenziare le truppe, centro di comando di livello 5, questo che è? In certe situazioni vengono condotte le ultimissime ricerche per dare le truppe in attacco, in difesa e migliorare il CC e ottenere nuove opzioni di supporto. Ok, questo è l'impianto, i miei scienziati stanno effettuando dei calcoli sfruttando tutte le opportunità di generare tutti i tipi di supporto, forze speciali, qui non si deve un luogo positivo e fornisce un vantaggio netto nella volta di ottenere giusto in battaglia di energia. Ok, poi la difesa, abbiamo il cannone, le mura, sicuramente poi bisogna fare aggiornamenti e far potenziarle un po' di più. Torre di guardia, il mortaio, torre di fuoco, Gerico, laser della morte, il bunker, la trappola, dinamite, big boom, questa sarebbe una bomba gigante in Clash, che è proprio una copia ragazzi. La difesa, bomba aeronave, sicuramente non c'è nessuno. Arma ragno, fucile lanciafulmine, insomma c'è un bel po' di difese. Infine la protezione, sarebbe lo scudo che non mi possono attaccare per un giorno, due giorni e una settimana. Probabilmente questo si compra soltanto con i diamanti, ma penso che sia più utile utilizzarlo successivamente. Noi intanto cominciamo a fare gli estrattori, che ci serve comunque macinare oro e petrolio. Facciamo anche uno qui, dovremmo eliminare un po' di robaccia che sta qua, ovviamente che danno i diamanti. Gli eroi, ogni volta che attaccate, penso che si potenzino da soli, poi verranno sbloccati altri successivamente. Vediamo un po' com'è l'interfaccia qui. Qui abbiamo detto c'è il negozio, qui possiamo vedere quanto oro abbiamo, ci interessa molto, il petrolio, i diamanti. Il punteggio sarebbero le coppe, una volta che attaccate un avversario questi aumenteranno in base, sempre dipende se vincete o se perdete. Questo è il livello, gli operai che stanno lavorando ce ne abbiamo due, abbiamo una protezione di quasi 12 ore, esercito 20 di 20 che è pieno. Ok, lo spostiamo così, perfetto. Qui ci sono le opzioni. Qui diciamo che abbiamo tutta la parte clan, però non abbiamo nessun clan che vogliamo andare a vedere. Qui clan punteggi top, torno del clan non so cosa sia. Penso che un attimo, questo lo vediamo più avanti, ora non ci interessa. Ok ragazzi, diciamo che come introduzione al gioco può anche bastare. Questo cos'è? Il centro briefing, questo è per le missioni. Poi c'è le missioni generali del quartier generale che puoi portare a termine per ricevere un bel premio. Ok, adesso noi mettiamo a fare
un bel cannone, un altro e una torretta. Le difese sono importantissime in questi tipi di giochi, sennò vi rubano tutto, quello che avete nei depositi, tutto l'oro, il petrolio, insomma. Vi serve perché più si va avanti e più si spende e più lungo il tempo per fare i potenziamenti. Ma diciamo che su questo farò un let's play, forse, magari lo faccio insieme a voi. Creiamo un clan più avanti, che dovrebbe essere questo qua, eccolo qua. E magari possiamo giocare insieme, se vi piace, insomma, lo scaricate sul vostro dispositivo. Basta, diciamo che per questo primo episodio, come introduzione al gioco, è tutto. Se avete domande, potete inserirle tranquillamente qui sotto al video. Prima di chiudere, volevo mettere a fare qualcosa di importante, tipo questo, va. 10 minuti. Ok, facciamo i depositi. Cazzo, non c'è oro. Secco. Va bene ragazzi, più avanti vedremo altre dinamiche di questo gioco, vi spiegherò un po' come funziona il tutto, per chi non lo conoscesse già, perché chi gioca a Clash comunque sa benissimo di cosa si tratta. Cambia soltanto praticamente, secondo me, l'ambiente di gioco, l'interfaccia, perché la grafica soprattutto, diciamo. Alla fine è sempre lo stesso tipo di gioco, c'è qualcosina in più, qualcosina in meno, poi vedremo insieme le differenze. Ok ragazzi, per questo primo episodio di Jungle It è tutto, vi ringrazio per la visione e come sempre GG e ciao a tutti.